Quali sono dunque i temi, per il prossimo anno? Allora, grazie mille per la domanda. Diciamo che sul mercato stiamo assistendo a un vero e proprio decoupling, cioè una vera e propria divergenza che c'è tra l'andamento dell'economia americana e l'andamento dell'economia area euro. Abbiamo due aree geografiche che sono, dal punto di vista della fase economica, completamente decorrelate tra di loro. Quindi negli Stati Uniti abbiamo crescita economica, nell'Europa invece abbiamo bassa crescita. Quantitative easing che verrà acceso dalla Banca Centrale Europea a breve, quantitative easing terminato negli Stati Uniti. Tasso di disoccupazione relativamente alto in Europa e tasso di disoccupazione molto basso negli Stati Uniti. Ovviamente una delle tematiche quindi che giocheremo nel 2015 sarà quella di andare a valutare all'interno di questi due tipi di mercati quali possono essere le migliori occasioni di acquisto sui mercati azionari. Questo per dire che anche che nonostante ci sia un decoupling, ci sia cioè una divergenza, uno sdoppiamento tra le due economie, non è detto che questo poi si ripercuota all'interno dei Chiaro. mercati finanziari. Per cui sicuramente, se dovessimo andare a vedere i fondamentali macroeconomici, gli Stati Uniti sono strettamente preferiti all'Europa, ma non è detto che nella valutazione delle singole compagnie non si possa trovare maggior valore all'interno di compagnie europee piuttosto che, compagnie americane. Ecco, questo è interessante. Più nello specifico, a livello di investimento, questa premessa come si tradurrà? Allora, a livello di investimento, quello che noi possiamo raccomandare è andare a vedere all'interno dei mercati azionari non solo la gestione passiva, ma anche la gestione attiva, cioè andare a affidare il proprio portafoglio ad un buon manager che sappia andare a identificare in ogni singolo mercato quelle che possono essere le opportunità azionarie di investimento migliori. Quindi andare a identificare effettivamente in ogni singolo settore, in ogni singolo paese, quali possono essere i titoli che offrono maggiore opportunità di upside. Altra cosa molto importante, che sia un tema, ma qualcosa che vedremo anche nei portafogli nel 2015, è sicuramente un atteso aumento della volatilità. Cioè, durante il 2014, nonostante, diciamo così, mine economiche e geopolitiche innescate in tutto il mondo, abbiamo registrato una volatilità relativamente bassa, intorno al 10-11%. Una volatilità storica molto molto bassa. Ci aspettiamo che nel 2015 questa volatilità aumenti, per cui andremo ad implementare all'interno dei nostri portafogli bilanciati, ma andremo a suggerire questo anche ai nostri partner, alle nostre controparti, di inserire all'interno dei propri portafogli dei meccanismi che possano in qualche modo proteggerli dalla volatilità più alta dei mercati azionari che verrà registrata nel 2015. E in termini di prodotti, quale sarà la vostra formula, la vostra offerta nel Allora, nel 2015? 2015 proporremo, sempre coerentemente con il discorso della volatilità appena concluso, due fondi di investimento. Un primo fondo di investimento si chiama, Flexible Asset Allocation Plus, che è gestito da State Street Global Advisors, che ha come obiettivo di investimento un cash più 4% al lordo delle commissioni di gestione e che si basa su un Market Regime Indicator, cioè un indicatore di regime di mercato proprietario di State Street Global Advisors. Questo indicatore è un indice sintetico di quella che è la propensione o avversione al rischio che registriamo sul mercato. Se la propensione al rischio è molto elevata, andremo ad includere all'interno del nostro fondo di investimento maggior rischio. Se la propensione al rischio è molto bassa, oppure c'è avversione al rischio, andremo a diminuire il rischio all'interno del portafoglio. Quindi avremo un fondo bilanciato ma gestito con molta flessibilità in funzione di quelli che sono i regimi di mercato. Seconda idea di investimento è rappresentato dal nostro fondo Global Managed Volatility. Il fondo Global Managed Volatility è un fondo long only che investe in azioni, ma che ha come obiettivo di investimento non quello di massimizzare il rendimento, ma di diminuirne la volatilità del 30%. Il Global Managed Volatility funziona particolarmente bene proprio perché riesce a mettere in paesi e valute diverse e per cui le opportunità di decorrelazione all'interno del portafoglio sono molto alte. Per cui è un fondo che tende a performare particolarmente bene quando la volatilità dei mercati azionari è una volatilità molto alta. E approfitto di essere qui oggi per chiederle anche se c'è la possibilità di domanda di ammissione di alcuni dei vostri fondi in borsa per la quotazione dopo il varo della piattaforma il 1° dicembre. Voi state seguendo questa novità? Ecco, qual è la vostra posizione oggi per quello che ci può dire in questo momento? Allora, essendo attori protagonisti sul mercato italiano dei fondi di investimento, ovviamente prestiamo molta attenzione a quello che succede a livello di Borsa Italiana e all'infrastruttura ottima e efficiente che Borsa Italiana ha lanciato
partenza settimana scorsa, se non vado errato, e quindi i miei primi fondi di investimento verranno listati ad inizio gennaio. È una cosa che monitoreremo molto da vicino. Al momento non abbiamo intenzione di quotare fondi di investimento di State Street Global Advisors su questa piattaforma. Ultima domanda, lato distribuzione, sono in vista degli accordi, ci può anticipare qualcosa oggi? Allora, la cosa che possiamo anticipare è che a metà del 2014 abbiamo aggiunto ai nostri segmenti di business, che sono quelli relativi all'area istituzionale, siamo i principali gestori sul mercato dei fondi pensione italiano, e all'area degli ETF, siamo uno dei principali player di ETF al mondo, anche il segmento wholesale. Quindi da metà di quest'anno abbiamo lanciato all'interno del nostro team, non solamente italiano, ma questo è un progetto globale, un'iniziativa volta a prezzare, valutare di più i nostri fondi attivi di investimento da proporre al mercato degli intermediari. Come sappiamo, il mercato italiano è principalmente un mercato di intermediari. Abbiamo dei fondi di investimento attivi che funzionano molto bene, e quindi anche all'interno dell'ufficio italiano avremo delle persone, abbiamo già e avremo, continuiamo ad avere delle persone dedicate alla proposizione di questi fondi attivi al mercato italiano degli intermediari. Grazie mille per le sue indicazioni e per la disponibilità. Grazie a lei.